Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. Siamo tornati su FIFA 17, pronti per tornare a spacchettare. Ragazzi, so che noterete una postazione diversa, ma ho attaccato l'Xbox a questo monitor. In questo momento mi ci trovo meglio, poi quando uscirà il gioco lo comprerò anche per PS4, quindi spacchetteremo anche lì. Ma oggi ragazzi torniamo perché la prima volta non è andata malissimo, però mi aspetto di più da questo FIFA 17 birichino. E scusate se nei prossimi giorni porterò un po' di più FIFA, ma ci sarà la settimana del Romix, sarò un po' impegnato, quindi sto facendo tutti i video che mi richiedono poco tempo nel montaggio e anche nella registrazione. Purtroppo è un periodo così. Però ragazzi a me va perché mi va proprio di giocare a questo FIFA. Tra l'altro siamo anche vicini al milione. Non so quando uscirà questo video, se l'avremo raggiunto o no. Al momento manca ancora un po'. Poi ragazzi quando sarà parleremo di questo. Ma adesso siamo pronti a spacchettare. Quindi mi raccomando, lasciate un sacco di mi piace. Superiamo i 25.000 mi piace per un prossimo spacchettamento. La squadra della settimana è sempre la stessa, quindi io direi di iniziare. Siamo con i miei pacchetti, perché abbiamo questi qui con i giocatori in prestito. La prima volta che l'abbiamo aperto c'era, attenzione, DC. Ah, chi è? Carriso. Ma che cacchio me frega, almeno Pepe. No, Carriso. Il primo ragazzi è stato un Van Nistelrooy così, messo lì a caso. Tra l'altro la cosa buona di spacchettare su Xbox One è che possiamo trovare le leggende. Quindi la mia strategia al momento è quella di non vendere troppe cose, perché posso utilizzarle nella squadra. Aspettazione, TS della Juve. Alessandro, questo è buono ragazzi, questo è molto molto buono. Chissà quanto vale sto Alessandro. Fatto sta ragazzi, 84, velocissimo. Questo è il più forte terzino della Serie A. Muovi di mondo. 2000 di prezzo iniziale. Grazie FIFA, il secondo pacchetto. Cioè almeno il secondo pacchetto che vedete voi, perché me ne sono usciti altrettanti schifosi. Buono ragazzi, pisculichi, andate via tutti. Usciamo e rientriamo, perché ho fatto la zozzata di mettere la Juventus come mia squadra preferita in questo FIFA, sperando e magari, avete visto che vi dà punti quando vi escono i giocatori della vostra squadra. Buono DC. No, ho pensato a Obi Mikel. Perché sei oro raro con 75? Sei pure l'unico nero che non corre. Vabbè, comunque ho messo la Juve. Magari quando mi escono i giocatori della Juve sono forti, quindi magari escono giocatori forti. Ragionamenti miei. Comunque, vai Marcolino Mafia Royce. Oh, ma tripletta Ospina. Che poi ragazzi, la sorella d'Ospina è la moglie di James Rodriguez. Ci frega un cazzo. Vai Marzialito. Oh, mamma mia, oggi sta andando alla grande. Dici, oh, eccolo John Obi Mikel, pure lui, un altro che corre proprio una freccia proprio, insieme a Collins che è un altro Aratar. No, perché? Chi è? Treglio, fai il tuo dovere. È quello di portarmi un giocatore forte, buono, ATT. Oh, eccolo qua, il Nino Torres, che se fosse rimasto il vero Nino sarebbe veramente una super carta. Però ho notato ragazzi, quando arrivano giocatori un po' più rari, intanto ce lo teniamo, gli altri sono sozzoni, escono fuori delle carte in un'animazione particolare. Dai, dai. Dai, Van der Veel. L'hanno mandato via questo. Non faceva niente. Però ha la moglie buona. Va bene così. Ok, me gusta la mangusta. Pereira, buono Pereira. Boh, aspetta, no, Pereira, raga, è buono per davvero. A parte il tiro che fa cagare, dovrebbe essere tipo venduto a tantissimo. Sto cazzo Pereira. Che poi, ragazzi, noi stiamo su Xbox e solitamente i giocatori costano un po' meno, Ok. No, è il company. No! Chi sei? Cabasele. No, dai, raga, c'è un difensore centrale belga e company. Perché mi devi far prendere sti colpi? No! Chi è? Bruno Fernandes. Ma perché, raga, mi devono uscire sti zozzoni? Guarda qua, però è Giuseppe Mourinho. Giuseppe Mourinho che si vende. Vai, James. Il nome di tuo padre. Dici? Mangala, sì. Oh, ero indeciso. Sì, Mangala è buono, ragazzi. Però peccato che... Ma adesso non guardiamo neanche quanto costa, perché ve l'ho già detto, Xbox costa un cavolo. Però 1000 di partenza. Qui su PS4, e se stava ancora in Premier League, costa chiava. Rigoni, che se fosse stato Rigori giocava con la Roma. Ok, mi gusta.
Bastos. Che cazzo è della Lazio con quella bandiera? Vabbè, vedi, ho detto Roma, ecco, pure la maglietta della Roma a posto, tutto politically correct. Lazio-Roma mi ha accontentato tutti. Olè. Madonna, ragazzi, sto in feed. AS, no, sì, chi... Sì, ha aumentato FIFA, ok, va bene. Kishna della Lazio, mi piace. Ah, oh, pure Fazio della Roma, vabbè, oh, boh, sta esagerando FIFA, sta fa un colpo al cerchio e una alla botte. Ok, mi piace. Gibbs, che in teoria forse... No, gli hanno abbassato la velocità, perché questo qui, ragazzi, tanto passa l'ambulanza. Dovrebbe costare un botto. No, un cazzo, 6,50 prezzo iniziale e niente. Vabbè, ce lo teniamo, ragazzi, ci troviamo anche Casey. Vai, oh, eccolo, è lui, oh, Peter Cech, è il nostro primo giocatore raro, sì, ragazzi, Peter Cech che ci saluta con la manina, che cacchio, questo volevo, è tutto lo scorso spacchettamento, aspettavo di vedere questa animazione, Peter fucking Cech, è il nostro primo giocatore, wow, e sono super contento, ho speso un milione di euro, però stiamo qui, Cech 88, mazza che giocatore fenomenale, quanto costa Cech 88? Zio, porca zozza, raga, 35-40, buono, me lo tengo come niente, vai, ultimo pacchetto per oggi, ragazzi, perché mi sento, no, chi cacchio è? Chi? Perez. Però quando la stellina diventa grande vuol dire che c'è qualcosa di veramente wow. Veramente wow. E vabbè, niente, allora ci prendiamo questi qui che ci facciamo la squadra. Buono. Mi fermerei perché è andata bene. Abbiamo trovato un giocatore raro. Gli altri sono buoni, non fanno schifo come potrebbe sembrare. Alessandro, cioè, ci sta. Io però non mi resta di darvi appuntamento ai prossimi video. Appena esce il gioco spacchetterò anche su PS4. Però magari qui troviamo anche le leggende. Non so, ragazzi, quando uscirà questo video, spero presto. Spero che saremo arrivati a quel traguardo, ma comunque ci sarà modo per parlarne. Mi raccomando, superiamo i 25.000 mi piace per un prossimo spacchettamento. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da MacShosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano MacShosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.